Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata parleremo del ricordo della Innocenti Coral 45 e Innocenti Coral 55 e del confronto tra Innocenti Coral 45 contro Fiat Panda Young 750 del 1990. Ho deciso di fare questo podcast perché in YouTube ci sono varie persone che parlano a sproposito della Innocenti Coral senza averne alcuna nozione concreta al riguardo. La Innocenti Coral 45 fu la mia prima auto, la comprai nel lontanissimo 1990 e la tenni sino ai primi del 2004, poi la rottamai per una Fiat Punto 1002 attuale. Per questa ragione, avendo io guidato ed avuto una Innocenti Coral 45 da per 14 anni, ecco, sono più che legittimato a parlarvi del ricordo di questa bella macchinina. Incominciamo. Cenni storici, la nascita della Coral 45. Il progetto della Coral nacque in Fiat come erede della storica Fiat 127. La Coral fu disegnata dal centro studi Fiat a partire dal pianale e dalla meccanica della 127. La carrozzeria fu però disegnata con linee spigolose con un portellone posteriore, ispirandosi ai successi della praticità della Volkswagen Golf con una linea hatchback. L'amministratore delegato della casa torinese, Vittorio Ghidella, giudicò però il prototipo della Coral poco innovativo ed al suo posto Ghidella utilizzò invece lo studio di Giorgetto Giugiaro. Giorgetto Giugiaro aveva elaborato un proprio progetto che avrebbe dovuto andare alla Lancia e questo progetto invece di andare alla Lancia andò alla Fiat. Di conseguenza alla Fiat nacque niente un po' di meno che la Fiat 1, mentre il progetto della Coral finì alla Zastava. Il prototipo della Coral fu appunto venduto alla fabbrica jugoslava, la Zastava, che nel 1980 propose la prima versione della Jugo Coral 45 al Salone di Belgrado. Nei primi del 1990, nei listini della Innocenti, fu messa in vendita la Innocenti Coral 45 e la Innocenti Coral 55. Le due auto erano prodotte in Jugoslavia dalla Zastava, ma erano rimarcate Innocenti e poi vendute in Italia. La Innocenti Coral 45 era di fatto meccanicamente una Fiat 127 prima serie, aveva lo storico 4 cilindri da 903 cm3 con distribuzione a catena, carburatore, cambio a 4 marce più la retromarcia, sospensioni indipendenti MacPherson. La Innocenti Coral 55 era come carrozzeria letteralmente identica alla Coral 45. La Innocenti Coral 55 differiva per la meccanica interna, il motore da 1100 cm3 con distribuzione a cinghie e carburatore, cambio a 5 marce più la retromarcia. La meccanica del motore era de facto quello del Fiat 128, il cambio a 5 marce invece era quello della Fiat 145. La Coral 55 differiva esternamente dalla gemella Coral 45 per il fatto che sui fianchi c'era la scritta Coral 55, inoltre aveva cerchi in lega di serie e il muso anteriore della Coral 55 era leggermente inclinato verso il basso, causa il maggior peso del motore 1100 rispetto al monoblocco da 903 cm3 sulla Coral 45. Ora, i consumi delle due auto erano diversi: mentre la Coral 45 faceva su strada circa 17,5 km litro, la Coral 55 non superava i 15 km litro. In autostrada o superstrada le sole 4 marce della Coral 45 erano obiettivamente un grosso limite dell'auto, che oltre 100 km orari diventava estremamente rumorosa come un bombardiere della seconda guerra mondiale.
ancora al 55 invece in autostrada e superstrada si comportava molto bene, era più silenziosa avendo la quinta marcia. Però la Cora al 55 con la carrozzeria spigolosa non era favorita nell'aerodinamica, i consumi del 1100 della Fiat 128 erano più assetati del più parco 903 della Fiat 127. Ora, io nel 1990 mi comprai la mia prima auto, era un decido tra una Fiat Panda 750 Young che all'epoca costava niente po' di meno che 9.700.000 lire ed una Innocenti Core 45 che chiavi in mano costava invece 7.400.000. Ovviamente comprai la Innocenti Core 45 perché costava meno della Fiat Panda 750 Young, perché qualitativamente la Innocenti Core 45 era superiore alla Fiat Panda. Veniamo un po' al ricordo. Dunque, la differenza di prezzo chiavi in mano nel 1990 tra una Fiat Panda 750 Young ed una Innocenti Core 45 era di circa lire 2.300.000, ossia un meno 31%, quindi una cifra importante sia in termini assoluti che percentuali, un risparmio molto elevato dato che entrambe le auto erano nuove. La carrozzeria della Innocenti Core 45 era molto solida, in acciaio, le lamiere erano molto spesse, a differenza dei lamierini dolci simili ai pannelli dei frigoriferi che si trovavano sulla misera Fiat Panda 750 Young. Di serie, la Core 45 aveva il servofreno e sospensioni indipendenti, mentre la Fiat Panda 750 Young non aveva il servofreno e posteriormente montava sempre le vecchissime sospensioni a balestra. Di serie la Core 45 era omologata per 5 persone con 5 cinture di sicurezza, aveva poggiatesta anteriori sellati, tergi lava lunotto posteriore, sbrinatore elettrico di serie, oltre ad un reostato di luminosità variabile per il quadro comando. Inoltre, diciamo, i sedili erano molto ben imbottiti e comodi con lo stesso tessuto che si trovava all'epoca sulla Fiat Croma. Inoltre la Innocenti Core 45 era già predisposta per l'autoradio. Inoltre aveva i vetri posteriori che erano apribili a compasso, questo di serie. Mentre la Fiat Panda 750 Young, anch'essa era omologata per 5 persone con 5 cinture di sicurezza, ma i poggiatesta erano gli orrendi obbrobi Fiat in plastica rigida. I sedili Panda erano scomodissimi con pochissima imbottitura, la Panda aveva un tessuto scadente, il tergine lunotto e lo sbrinatore, quanto l'apertura a compasso dei vetri posteriori erano tutti optional assai costosi. Tutto l'abitacolo Panda era una lattina di metallo, a differenza della Innocenti Core 45 che aveva eleganti pannelli laterali sia davanti che dietro e che coprivano quasi tutta la lamiera. Dalla sua la Fiat Panda 750 aveva il buon motore Fire 750 con un cambio a 5 marce, un'ottima combinazione meccanica con bassi consumi e 45 cavalli. La Innocenti Core 45 invece aveva lo storico ed infaticabile Fiat 4 cilindri a 903 cm cubici ed un vecchio cambio Fiat 127 a sole 4 marce, e la Core 45 aveva 45 cavalli proprio come la Fiat Panda 750. Io tenni la Innocenti Core 45 dal 1990 fino a più o meno al febbraio del 2004, poi rottamai la Coral perché era incompatibile con le restrizioni ambientali, avrei dovuto fare dei costosi lavori al carburatore per ridurne le emissioni, non ne valeva la pena. Durante i 13 anni e i 2 mesi in cui tenni la Innocenti Core 45, l'auto non ebbe mai problemi di ruggine alla carrozzeria, non ebbe mai problemi alla verniciatura che rimase sempre in ottime condizioni. La manutenzione era economica e semplice, essendo di fatto lo storico motore Fiat 903 cm cubi a catena. A differenza delle Fiat Panda Young, che dopo pochi anni vidi che un po' tutte divennero degli scolapaste
tutte piene di buche e di ruggine, agli sportelli e un po' ovunque sulla carrozzeria. Su strada la innocenti Coral era comoda con i suoi ammortizzatori indipendenti MacPherson e non faceva nessun rumore, a differenza del barattolo metallico della Panda Young 750. Inoltre il pedale del freno della innocenti Coral 45 era leggero e comodo, essendo dotato di servofreno, a differenza della Fiat Panda 750, che non ebbe mai il servofreno e il pedale era duro e scomodo da pigiare. La mia innocenti Coral 45 mi faceva nell'extraurbano, in particolare su strade statali e provinciali di montagna, 17.5 km litro, quando la diede via l'auto ancora faceva i suoi 17.5 km litro. In città la Coral 45 faceva 15 km litro e d'inverno invece scendeva a 14. Era un'auto intuitiva e sicura e facile da guidare, non si scomponeva mai, aveva il servofreno, non aveva il servosterzo, ma la corona del volante era comunque molto leggera da girare. Innocenti Coral 45 era piccola e compatta, ottima per la città, facilissima da parcheggiare. La innocenti Coral 45 era una buona auto anche per le gite fuori porta sulle strade di montagna. La innocenti Coral 45 si arrampicava veloce e sicura, dando un buon piacere di guida. Piccola e compatta, a trazione anteriore con marce corte accoppiate con lo storico 903 cm cubici della Fiat, sulle strade strette e tortuose la piccola innocenti Coral 45 poteva tenere dietro con facilità perfino delle blasonatissime Alfa 75 da 1.8 di cilindrata, che sulle strade strette di montagna sculavano e sbandavano nel retrotreno. L'unico vero difetto della mia innocenti Coral 45 è sempre stato il vecchio cambio Fiat 127, che aveva purtroppo solo 4 marce. La innocenti Coral 45 in superstrada ed in autostrada, ecco, l'auto non si trovava proprio agio. Già a 100 km orari il motore saliva di giri e l'abitacolo diventava estremamente rumoroso. Si sentiva che all'auto sarebbe servita la quinta marcia per far respirare il motore e far scendere i consumi. La velocità massima raggiunta dalla mia innocenti Coral 45 fu di 140 km orari, andando a tavoletta con un casino che non vi sto a dire da quanto rombava il motore. I consumi in autostrada della Coral 45 diventavano elevati, finendo a 15 km litro viaggiando costantemente a 100 km orari. In teoria, ecco, sarebbe stato possibile potenziare la Coral 45 cambiando il blocco del cambio con una a 5 marce di uno della Fiat 1.45 a 5 marce. Infatti la Fiat 1.45 aveva lo stesso motore della Coral 45, ma la 1.45 aveva un ottimo cambio a 5 marce. Essendo tutta meccanica derivata dalla Fiat, la sostituzione del blocco del cambio, quindi il vecchio cambio a 4 marce 127 con un più moderno blocco cambio, una 1.45 con 5 marce, sarebbe stato meccanicamente possibile, ma legalmente non sarebbe stato ammissibile perché si sarebbe dovuto reimmatricolare l'auto con una costosa ispezione. Quindi, per farla corta e breve, la innocenti Coral 45 fu una buona auto, una carrozzeria sana e forte che non fu mai intaccata dal tempo. La meccanica era solida ed affidabile, essendo derivata dalla Fiat 127 con lo storico motore 903 cm cubici, che era facile ed economico da riparare. Risparmiosa nei consumi, la innocenti Coral 45 faceva su strada 17,5 km litro, 14 km litro in città in inverno e 15 km litro in autostrada viaggiando costantemente a 100. Ecco, in autostrada obiettivamente la innocenti Coral 45 non si trovava a proprio agio. L'habitat naturale della innocenti Coral 45 era la città, oppure le strade di montagna, oppure le strade statali e provinciali, dove l'auto viaggiava spedita e sicura, ed era anche molto comoda dato che i suoi sedili erano molto grandi e molto ben imbottiti, con poggiatesta sellati,
Beh, per questa puntata è tutto, un saluto a tutti, ciao, alla prossima!